Beato edificio, sono Fossil, ben tras mio canale. Oggi siamo qua per recensire un blaster che non si trova facilmente usato, figuriamoci nuovo. Stiamo parlando del Rampage and Strike Elite. Sì, conosciamo la versione and strike e basta, ma l'hanno ricolorato in versione strike elite, quindi fighissimo, con colorazioni e strike elite naturalmente. Ma prima di andare all'unboxing, scrivetemi qua sotto nei commenti se magari volete anche la recensione di questo blaster qua, un blaster di Captana America. Cioè, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Nerf Rampage and Strike Elite, ovviamente c'è proprio scritto in Strike Elite, che poi tra l'altro c'è scritto che è un'esclusiva Carrefour. Io non l'ho acquistato in quel, l'ho acquistato online, sono riuscito a reperirlo online. Infatti da dietro possiamo notare che è veramente figo, anche se vi devo dire somiglia tantissimo al Retaliator, ma proprio per le colorazioni sicuramente, ma forse proprio perché, non lo so, la forma. Forse sapete perché il calcio mi pare che sia uguale a quello del Retaliator. Io non avendo il Retaliator non posso dirlo perché non me lo ricordo, però mi pare che il calcio è uguale al Retaliator. La cosa figa è che avremo un caricatore da 18 dardi, che cavolo, schifo non fa, anzi. Let's go. Perfisti, prima di parlare del Rampage, vi ricordo a tutti quanti voi che state guardando il video di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché il 60% di voi direte: ma fossi sempre il 60%? Ebbene sì, certo che è sempre il 60%. Se voi che guardate il video non vi iscrivete, è sempre il 60%, che poi era 59, beh, comunque siamo là. Iscrivetevi al canale, è tanto importante, perché potremmo già essere oltre i 100k di iscritti, e sarebbe veramente un orgoglio ricevere il button di YouTube dopo 5 anni circa di carriera. Sarebbe veramente importante per me. Quindi vi ringrazio a tutti se l'avete fatto e andiamo al video. Allora, Nerfisti, il Nerf Rampage, colorazione e strike elite, non lo dirò, blu, bianco, arancione, nero e grigio, non lo dirò, giuro. È scritta Rampage qua, carina, molto simpatica, perché poi ha lo sfondo arancione, quindi si nota un botto, molto carina come cosa. Presenta due carli tattici in cima, qua in alto, cioè sono due, ragazzi, tutto il nerf di carlo tattico alla fine, va bene. Poi presenta anche due punti di imbragatura, uno qua sotto sul suo manico e volendo altri due o uno, dipende da, non lo so, se li considerate tali, ne ha due sul calcio, quindi tre totali se vogliamo, ma per me due. Come avete visto nella confezione, verrà fornito con 18 dardi and strike elite e caricatore and strike elite e caricatore ovviamente da 18 dardi, che ragazzi, 18 dardi, non ne ho così tanti, infatti sono un sacco contento perché cavolo, è capientissimo, cioè mi fa praticamente tutto l'avambraccio di caricatore, fighissimo. Si ricarica come avete visto in questa maniera e poi si sparerà. E devo dire che sembra ha un buon range, sembra avere una buona potenza. Vediamo un attimino. La potenza sembra che ce l'abbia, bisogna vedere se ha anche la precisione, giustamente. Poi ha il suo sportellino antinceppo, che è questo. Ok, sportellino antinceppo, dove si vede esattamente il dardo, tra l'altro. Ho paura, aspettate, non ho gli occhialini. L'unico che non siano gli occhialini è proteggersi gli occhi un po' così, lasciando poco spazio tra le dita, quindi, ma solo con questi qua, con i rival, gli occhialini. Poi vabbè, ovviamente per estrarre il caricatore lo sapete, si torna indietro la fosilità di adescamento, se così vediamo il manico, in questo caso il manico, pulsantino e si rilascia il caricatore. Si rilascia anche da solo. Si rilascia anche da solo, mi stava per cadere nelle palle. Comunque sì, si rilascia anche da solo e mi avrebbe fatto sicuramente abbastanza male. Ha la possibilità anche di sparare in slam fire, ovvero si tiene premuto, si tira indietro. Però no, però niente, usatelo con questo blaster, è fatto apposta, quindi usatelo. Beh, direi che non c'è niente da dire, a parte che secondo me il calcio è esattamente quello del Retaliator. Anche la colorazione, io mi ricordo che è quella, non lo so, fatemi sapere questo nei commenti. E noi adesso andiamo alla prova range, vai! Bene ragazzi, ci siamo, prova range numero 14, non è vero, è la prima. 3, 2, 1, via! Oh, quello fantastico. Non è male. Canestro. Per dire che un strike elite ha fatto strage, poi la possibilità di avere comunque tanti dardi ti aumenta ovviamente, diciamo, la probabilità di beccare un bersaglio. Però niente male. Adesso proviamolo in slam fire. Ok, slam fire. 3, 2,
Una. Vabbè, il primo glielo abboniamo. Ovviamente il drum fire manchiamo di precisione, ragazzi, lo sapete. Cioè, Slamfire lo sapevate che non è un fatto di precisione, proprio per niente. È un fatto di cercare di beccare, come la posso dire, è un'azione vigliacca di nerfisti che stanno perdendo, sono alle strette. Allora cosa fanno? Per non, come dire, perdere, utilizzano la Slamfire. Secondo me l'hanno creata apposta. Gli ingegneri dell'Hasbro, dico, avranno fatto battaglia tra di loro, hanno fatto, no ma io così non so giocare, voglio essere più nabbo. Allora hanno fatto Slamfire. Così mettiamo il caricatore a 18. Sicuramente 1-2 li becco. Onesto. È un po' una nabata, ma è onesta. Niente da dire. Quindi effetti, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ve ne pare del Nerf and Strike Elite Rampage. Fatemi sapere anche ovviamente se ce l'avete, o anche la versione Strike, perché era totalmente blu. E poi no, io non ce l'ho Rampage o il Rider, che se non sbaglio Rider erano uguali, però Rider veniva venduto con il caricatore da 35, invece questo mi pare sempre da 18. Comunque, due blaster veramente belli, che sono praticamente fratelli e credo sono usciti anche nello stesso periodo. E niente, fatemi sapere nei commenti cosa ve ne pare di questa recensione. Ovviamente se volete questo giovedì fatemelo sapere, video di Fortnite, Nerf Fortnite. Sto migliorando, ci sto riuscendo, sono ancora scarso, sì, però dai, ci si migliora. Ricorda anche tutti quanti di seguirmi su Instagram, perché pubblico sempre le cose del Fossil Nerf News in anticipo. E noi come sempre ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao!